Salve ragazzi, tornati con un nuovo episodio di The Evil Within. Siamo qui, dopo aver salvato, parlato con l'infermiera, il matto della cella, nello scantinato garage. Mi chiama affanculo. No, dicevo affanculo perché poi negli armadietti ho trovato 8 dardi accecanti, però contro questi mostri giganti non lo posso usare. È prettamente inutile, vabbè. Daremo sfogo poi al dardo accecante. Daremo sfogo al dardo accecante. Un'uccisione di gruppo. Del dardo accecante, granata e via. Qua cosa abbiamo da prendere? Fiammiferi. Pistola. Nient'altro. Ah, un po' di componenti che non fanno male. Ecco qua. Oh, buono con le mani, buono. Ha sentito l'odore, ha sentito. Dicevamo la mano troppo lunga. Ma non ci è arrivato. Buon per lui, rischiava di tagliarsi con le lamiere. Quanto siamo altruisti. Lo fa apposta. Va bene. Niente, fa apposta proprio che ci vuole disturbare qui. Questo coso. Prima la grata, ora il muro. Chissà, ora sfonda qualche parete o ci spunta dal tetto. Niente, ok, scagazzo. E prima o poi un buco questo lo fa. Mizzicata, scommessa che ci spunta da lì sotto ora. Spenghista. Che? Munizione? Oh, buono, 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 buono. Carica. E lo sapevo. Ha sfondato il muro. Era ci addosso. Corri! Corri, 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 corri. Crampo. Crampo leggero, leggero, per un trauma lieve da caduta. Ah. Dobbiamo affrontarlo. Allora, attenzione. C'ha un punto debole lui. Ed è quello. Bene, abbiamo avuto una mira degna di un re. Ti piacciono? Mira del cazzo. Wow! Bene, stiamo per fare qua una brutta fine. Non vedo un cazzo, le fiamme. Ok, proprio in faccia, gira. Levati, 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 non ti fa correre. Proviamo a tirare questa. Andiamoci giù con le maniere forti. Oh, che cacchio ha nel petto? Andiamo con la pistola, vediamo se riusciamo a beccargli. Scarica. Forza, girati. Calma. Dai, un po' di pazienza dobbiamo avere.
Dobbiamo beccare. Abbiamo beccato. Morto. Bene, pensavo che andasse peggio. Quindi il danno col fucile di precisione gliel'abbiamo fatto, anche se abbiamo fatto qualche liscetto. Ci dai qualche un po' di gel? Sì, un bel po' di gel direi, 20.000. Allora, praticamente qui ragazzi, se tentavamo di entrare qui dentro, lui poi allungava la mano, ti prendeva, ti buttava e praticamente le risorse che erano qui dentro non potevano essere più recuperate perché praticamente lui faceva franare tutto l'edificio. Quindi, anzi, è andato molto bene, molto bene, molto. Non mi aspettavo proprio che andasse così. Quindi io praticamente ripulisco l'area, perché il garage quindi è fatto di questi cunicoletti, queste stanzette e qualche oggettino sparso ovunque, recupero tutto e poi ricontinuiamo la registrazione. Ok ragazzi, abbiamo ripulito il garage per quello che potevamo, comunque potevamo sfruttare l'ambiente di gioco anche nascondendoci sotto le macchine, vabbè, ma non dovevamo essere visti, magari colpirlo e subito nascondere, perché lui faceva ribaltare tutte le cose, quindi saremmo divenuti delle prede facili. Alcune risorse, peccato, non le abbiamo potute prendere perché abbiamo già il massimo nell'inventario. Ok, mi sta portando dove dice lui. Oh, abbiamo finito il capitolo. Allora, ci dobbiamo salutare. Ragazzi, spero che il capitolo sia stato di vostro gradimento. Però tutto sommato con l'abominio non è andata tanto male. Laura sempre la solita rompiscatole, però ce la siamo cavata. È andata a buon fine. Dai, ragazzi, il capitolo è superato. Ci salutiamo qui. Al prossimo episodio. Ciao ragazzi e grazie come sempre del vostro supporto. Ciao.